Serie B, il campionato degli italiani. Ma già abbiamo giocato poco a calcio, secondo me. Molto lenti nei giro palla, molto lenti nelle decisioni, nei passaggi. Abbiamo incontrato una squadra molto più frizzante di noi e ci ha messo in difficoltà. Fortunatamente grandi occasioni non l'hanno avute. Però ecco, nonostante questo non siamo stati all'altezza, diciamo, delle altre partite. Una traversa e penso un salvataggio sulla linea di Clayton su un tiro di Lanzafame. Due occasioni che forse ci potevano portare una vittoria, però bisogna creare, per vincere le partite bisogna creare, ragazzi. Oggi abbiamo creato poco. Ma un po' tutti sulle gambe, forse il primo caldo ci ha un po' tagliato le gambe, perché
Nonostante tutta la settimana ci siamo allenati a mezzogiorno, però ha piovuto sempre a Perugia. Oggi è stata proprio una giornata primaverile, forse questo, anche perché così non si spiega anche i crampi di Fabinho e di Faraone, che ormai stanno lavorando a pieno ritmo con la squadra. Quindi peccato, perché è un'occasione importante, un'occasione che ci poteva far fare un bel salto in classifica. Però a questo punto non è da buttare assolutamente. Conta una grandissima, per me è una grandissima squadra, una squadra che sta in questo momento in palla. Mister, perché non hai inserito prima Falcinelli? Perché non ritenevo, non mi serviva in quel momento. Volevo sfruttare ancora le ripartenze con Fabinho a centro insieme a De Magni. Un giudizio sull'operato dell'arbitro? Ma è meglio di no, sennò prendo 10 anni di squalifica. No, non mi esprimo più sugli arbitraggi. Mi dispiace. Ecco. La sensazione è che dopo, diciamo, i 3 cambi non ci sia stata più quella lucidità che mi sembrava invece ci fosse all'inizio del secondo tempo, con una certa voglia maggiore. Dovuto all'impatto dei giocatori che non è stato quello che doveva essere, oppure diciamo che tutta la squadra insomma è andata un pochino in confusione? Ma guarda, siamo andati non è che siamo andati in confusione, non avevamo giocate, questo è il discorso. Palla centrale, palla lunga per le punte lì davanti, ma così non si va lontano, noi non siamo abituati a questo tipo di gioco. È facile, non rischio niente, ma non è così. Cioè, il discorso era che mettendo forze fresche al centrocampo con Valerio, che è un palleggiatore, e Fazzi, che ci poteva dare più gamba, e potevamo essere un pochino più aggressivi lì davanti. Ma non l'abbiamo fatto, abbiamo sofferto anche perché non scivolavamo con la difesa. Quando loro impostavano, arrivavamo sempre in ritardo, insomma. Oggi ha funzionato quasi niente, diciamo, quasi niente. Però, ripeto, è un punto che dobbiamo prendere e tenercelo stretto, perché ci si arriverà alla fine. Ci può stare, io ripeto, ci può stare, non ci deve essere, perché la posta in palio era talmente tanto importante per noi. Però vinci fuori casa, un pochino la testa ti fa andare in tilt, e giochi a mezzogiorno con questo caldo, e un pochino, un po' una cosa, un po' un'altra. Abbiamo rimandato un pochino la crescita della maturità di questa squadra. Adesso abbiamo 2 partite importanti in Tella e Varese, ci sono tanti scontri diretti, non abbiamo perso niente. 47 punti ce l'abbiamo in classifica, è un bottino importante, siamo lì a ridosso di tutte le squadre, la salvezza è quasi acquisita, quindi adesso dobbiamo alzare l'asticella, lo sappiamo, ma lo sappiamo già da un pezzo, quindi, però non possiamo entrare in campo con la paura o con la troppa tensione, perché dobbiamo continuare a giocare e prenderci quello che viene, perché per vincere le partite bisogna creare. Sì, manca sempre qualcosina, è vero, oggi è un buon esame, no? Di maturità, e diciamo che abbiamo stentato, però non è niente di, non creiamo allarmismi e tutto quanto il resto, peccato, ci è successo anche altri anni, no? Gli anni indietro, che dovevamo fare il salto e non l'abbiamo fatto, poi quantomeno quando uno non se l'aspetta, è arrivato quel trittico di partite che ci ha permesso di vincere il campionato. Sicuramente questo campionato è difficile, non è come la C e la Lega Pro, però ecco, la squadra c'è, nonostante una non buona prestazione abbiamo portato via un punto che per noi è molto importante. Adesso ci rimboccheremo le maniche, vuol dire che ci andremo a prendere qualcosa in più con l'interno. Sono mancati i movimenti delle punte davanti? Sì, ma è mancato un po' tutto, ripeto, siamo stati pochi movimenti, anche nelle mezzali pochi movimenti, le punte erano un po' troppo piatte, quindi è normale che abbiamo fatto fatica, ma non è solo punte e centrocampo, siamo un po' tutti, ma si vedeva già dal giro palla, dovevamo fare 5 tocchi prima di passare la palla, quello è sintomo che non sei sicuro e quindi cerchi la sicurezza e tieni di più palla e gli altri si mettevano a posto. Bisogna rischiare, ragazzi, bisogna rischiare, perché se non si rischia non raccogli niente.
Quindi ogni tanto una palla in verticale tra le linee bisogna rischiarla. Invece abbiamo fatto sempre, diciamo, il compitino. E la nota positiva è che Koprivic sta ripagando ampiamente la fiducia che gli ha dato. Sì, ma non avevamo dubbi, cioè, sta facendo un buon campionato, aspettare il suo momento, sta facendo molto bene. Anche oggi ha fatto un paio di interventi importanti, quindi sono contento per lui, ma l'ho detto già prima della conferenza stampa, prima della partita. L'unica cosa è che dobbiamo un attimino resettare un po' il cervello in questi 4 giorni e affrontare una squadra come l'Entella in un campo sintetico, quindi che per noi è molto importante riportare i punti in questo momento. Mister, sono veri i demeriti che lei ha elencato sicuramente, ma merito non credo oggi anche a un Crotone molto vivace, che pressava alto con grande gamba, forse anche l'avversario ha un po' sorpreso il Perugia questa volta. Ma guarda, sorpreso no, perché nelle ultime 4 partite quella che ho fatto vedere nella mia squadra è quella col Pescara, dove per 35 minuti primo tempo sono stati nella metà campo del Pescara e hanno avuto 7 occasioni da gol. Quindi sorpresi no, perché sapevamo della forza del Crotone, della vivacità del Crotone. Quindi gioca un 4-3 bello, molto con tanti movimenti, con tanti cambi di gioco. Ma è una squadra che ha trovato la propria identità, nel senso che sa che si deve salvare, non ha paura di giocare e sta ottenendo risultati. Andrea, detto che oggi il Perugia non era il miglior Perugia di questo periodo, non vuoi parlare dell'arbitro, va bene, però insomma condizionamenti arbitrali la prima volta, no, in questa stagione, ti risulta che la società abbia espresso le proprie rimostranze in federazione o no? Si subisce in silenzio? Ma questo non lo so, dovete chiedere al presidente, al direttore sportivo, non è una cosa che mi occupo io. Sicuramente non è stato un arbitraggio limpido, quindi questo sicuramente, a senso unico. Hanno ammonito Egazi su un fallo di mano a mezzo metro, che è umanamente impossibile togliersi, a meno che non se lo tagliava. Quindi. Poi lo stesso fallo di mano su un cross di Fabinho non è stato sanzionato. Cioè, però non ci possiamo attaccare a questo. Sì, dà fastidio perché in casa non è che vorremmo un aiuto, però un arbitraggio giusto. Però sono un paio di partite che questo non accade, evidentemente o sono scarsi loro, oppure non lo so. Posto? Ci vediamo. Due parole sull'Entella prima di chiudere. L'Entella l'abbiamo già incontrata, quindi non mi preoccupa tanto l'Entella, anche perché stanno in un buon momento anche loro. Mi preoccupa il campo sintetico, infatti faremo allenamento lì prima della partita, che è molto importante, però è una partita aperta a qualsiasi risultato, loro hanno bisogno di punti, noi abbiamo bisogno di punti, quindi il programma domani pomeriggio. Allora, diciamo che oggi forse è stata un po' un'occasione sprecata per tentare di agganciare prima i play-off. Sì, è sprecata, però l'avversario era difficile, lo sapevamo, quindi sono anche quelle partite dove a volte si può dire che è un punto guadagnato perché è più facile perderle che vincerle. Vi aspettavate un Crotone così vivace? Sì, ce l'aspettavamo, sono in un bel momento di forma, sicuramente una squadra che ha avuto un inizio difficile, ma dopo ha avuto una media punti non certo solo da salvezza, quindi ce la siamo giocata, partita aperta, potevamo vincere loro, ma potevamo vincere anche noi, quindi prendiamo questo punto cercando di essere positivi per il futuro. Ecco, il mister non era molto contento perché ha detto che oggi il Perugia ha giocato poco e male. Ma il mister logicamente cerca sempre il meglio dalla propria squadra e oggi il meglio la squadra non l'ha data, però ripeto, ci esistono anche gli avversari e ci hanno messo in difficoltà, ma come ho visto altre partite del Crotone in trasferta ha messo in difficoltà tutte le squadre, poi perdeva magari per degli episodi, noi gli episodi non li abbiamo sfruttati. E con quale mentalità andate ad affrontare la Virtus Entella, un'altra squadra coinvolta nella lotta per non retrocedere, che sicuramente darà del filo da torcere alla vostra squadra? Sì, no, e ora tutte le partite sono difficili perché poi ci sono queste squadre che sono lì a lottare per non retrocedere, ma la Serie B è talmente un livello paritario che voglio dire basta un goccino di motivazione in più per fare la differenza, quindi andremo cercando di essere più motivati di loro. Il Perugia può vincere i playoff?
Vincere i playoff non lo so, intanto se ci arriviamo e sarebbe un bel traguardo, siamo una neopromossa, quindi il nostro traguardo è quello e se riuscissimo a vincere a Entella intanto la salvezza sarebbe il primo obiettivo raggiunto. Ascolto, un'ultima domanda sulla partita di oggi per quanto riguarda la direzione di gara. Sì, ho detto prima che non sto simpatico agli arbitri, se mi metto anche a fare le dichiarazioni poi peggioro la situazione, quindi è meglio che sto zitto, però... Il sintomo è stato dopo mezz'ora 4 ammoniti del Perugia, 0 del Crotone, quello un pochettino fa pensare. Grazie. Sì, non era una partita facile, anche se magari sulla carta sembrava, però comunque loro sono così bene, hanno giocato comunque anche bene, con anche tante ripartenze penso, quindi alla fine noi ci prendiamo sto punto, abbiamo comunque fatto un punto, comunque mostro la nostra classifica. E niente, quindi alla fine era secondo me importante non perdere la fine, perché magari queste partite un po' di tempo fa, magari all'ultimo secondo le perdevamo anche, quindi peccato che quella palla di Erdemagno non è entrata, così si prendono tutti i tre punti, però lo prendiamo, giovedì andiamo a giocare a Chiavari, che dove è un campo molto difficile, e dobbiamo fare bene per forza. Un punto che comunque sia fa scalare la classifica. Sì, comunque, perché comunque ieri i risultati ci sono andati un po' incontro, quindi noi sinceramente, almeno io non la guardo, perché la Serie B è molto, molto strana, devi guardare partita per partita, guardare il tuo campionato, cercare di vincere più partite possibili e alla fine guardare dove siamo arrivati. Vi aspettavate un Crotone così aggressivo? Sì, noi abbiamo seguito Crotone in questa settimana, abbiamo visto ultime 4-5 partite, che comunque è una buona squadra in casa, ultime tre partite ha vinto tutte, quindi corrono tutti, sono giovani, c'è una voglia e anche una bella organizzazione, quindi ci aspettavamo una partita così. Purtroppo non l'abbiamo buttata dentro, ma ci sarà ancora l'occasione per rifarsi, diciamo. Ecco, bravo il Crotone, Ian, ma probabilmente dal Perugia, anche dopo la vittoria contro l'Avellino, ci si aspettava qualcosa in più oggi. Ma diciamo, dobbiamo essere anche realisti, perché comunque ad Avellino abbiamo vinto bene, però agli ultimi secondi. Quindi se qualcuno ci diceva prima di Avellino che in queste due partite prendevamo 4 punti, penso che firmeravamo tutti. Quindi alla fine ci prendiamo sto punto. Oggi non era facile, perché comunque ci siamo svegliati prestissimo, abbiamo mangiato alle 9:30 la pasta, quindi non ci è mai capitato. Quindi non voglio che un alibi, però comunque non era facile, con i primi caldi alle 12:30. Quindi niente, prendiamoci sto punto, dobbiamo essere tutti positivi e andare avanti. Positivo soprattutto anche la tua prestazione, perché anche oggi hai tolto due palle non facili. Sì, quelle, ripeto, come tutta la squadra, partita per partita, siamo con la testa giusta, concentrati, e così secondo me possiamo arrivare in alto. La conferma che insomma la concorrenza fa bene a Coppola. Sì, ma quella sempre. Io comunque con tutti e due i portieri, tra tutti e tre portieri, penso che è un'amicizia bella e lavoriamo ogni giorno sodo con Buonaiuti e penso che alla fine i risultati si vedono, però dobbiamo incontrare così, non sederci. Parlavi di due partite e 4 punti, firmeresti per altri 4 punti nelle prossime due partite? Non lo so, io come ho detto prima, guardiamo partita per partita, andiamo a Chiavari che non è facile, però penso che con la testa giusta e giocando come magari abbiamo giocato ad Avellino, perché comunque a parte la vittoria alla fine, però comunque abbiamo creato tantissimo, si può fare un bel risultato. Presidente, l'avete visto? No, io sinceramente non l'ho visto, però non ci ha detto, perché non l'ho visto non ci ha detto niente, quindi non si parla domani, però penso che dobbiamo, visto che si gioca già giovedì, dobbiamo già pensare al Chiavari, perché non c'è tempo da perdere.